Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video, ragazzi miei. Allora, vi invito subitissimo ad iscrivervi al mio secondo canale Xiaoasson, perché avrete tutti sentito parlare della nuova vanilla, la Big Hardcore, la Big Vanilla 2. Ecco, oggi andrò in live su quel canale lì, perché è lì dove gioco i videogiochi. L'orario ancora non ve lo so dire, ma metterò la premiere prima, quindi vi arriverà la notifica, ovviamente, se siete iscritti. Quindi mi raccomando, ragazzi, andatevi ad iscrivere subito. Potete anche mettere in pausa questo video. Il canale si chiama Xiaoasson. Ragazzi, ci tengo proprio a farvelo vedere, almeno così siete tranquilli e lo sapete. Il canale è questo qua, 139.000 iscritti, è questo. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi e attivate la campanellina, almeno così vi arriva la notifica di quando andrò in live, perché appunto la mia Big Vanilla 2 uscirà in questo canale, non sul primo, su questo qui, su Xiaoasson. Detto questo, andiamo al video di oggi. Ragazzi miei, avrete sicuramente visto la copertina e il titolo, altrimenti non l'avreste mai cliccato, chiaramente, no? E quindi oggi andremo a vedere un'altra compilation di persone che nascono con particolarità fisiche, che comunque sono uniche nel loro genere, letteralmente. E appunto, ragazzi, oggi andremo a vedere un video di Gufosaggio che si chiama 20 persone, tra parentesi, fenomeni da circo. Quindi immagino che si parli di clown, eccoci qua, che nascono solo una volta ogni 1000 anni. Io ovviamente, ragazzi, vi invito come sempre a lasciare like al grandissimo Gufosaggio. E niente, video di 10 minuti, vediamo che cosa ci propone questo pazzo uomo. Ciao e benvenuti ad un nuovo video. Salve signora ragazza tatuata, non so perché ogni Gufosaggio cambia sempre, boh. Voglio vedere la sua faccia io, sempre se ce n'è una. Il Finas Barlum Circus è stato il circo più popolare della storia. Io pensavo quello di Minor Fay, per farvi capire, vabbè. E ha dato l'opportunità a persone dall'aspetto molto diverso e con caratteristiche uniche. Beh, questi fenomeni da circo, come venivano chiamati, erano visitati da persone provenienti da tutto il mondo. Vero. Voi ragazzi, siete mai stati al circo? Siete pro o contro? Io personalmente, quando ero piccolo, ci andavo sempre. Adesso però che sono più grande e ho un mio pensiero, vi posso dire che sono abbastanza contro, perché maltrattano anche gli animali, quindi... Del video non tutti chiaramente, sia chiaro. Di oggi vi mostreremo i 20 più popolari di tutti i tempi. Vai. Sei nuovo al canale? Secondo te sono nuovo al canale? Ovviamente no. Al massimo, chi sta guardando questo video potrebbe essere nuovo al mio canale. Quindi iscriviti, mi raccomando. Numero 20. Comunque 20 persone, 10 minuti di video, come è fatto? Charles Stratton era un nano che visse all'inizio del XIX secolo. Ok. E molte persone... All'aspetto insolito, divenne famoso per le sue esibizioni al Finas Barnum Circus. Ma era piccolissimo, raga. Era già molto popolare quando aveva solamente 5 anni. E questo... Che comunque la differenza penso che non c'era pure quando ne aveva 50, fu perché... fu visto dal circo come uno dei loro miracoli. Cioè, quindi praticamente mi stai dicendo che nell'antichità le persone che tipo nascevano con delle malformazioni, o comunque nascevano tipo per esempio con una forma grave di nanismo, cioè venivano portati al circo e tipo e diventavano ricche come fenomeno da baraccone. Ragazzi, guardate che da un lato sta roba è anche un po' triste, se ci pensate, perché significa che chi gestiva i circhi praticamente sfruttava la disgrazia di ste persone per farci soldi sopra. Poi chiaramente guadagnavano anche loro, spero. Però Il padre di Charles ha negoziato un accordo con il circo. Infatti, come pensavo. E da allora è stato soprannominato Generale Pollicino. Vabbè, se ci guadagnava anche lui e a lui andava bene, ti posso pure dire ok, Ti posso pure dire 19. Ok, dai, ci può anche stare. La persona successiva è l'esatto opposto del Generale Pollicino. È un gigante. Oh. Visto che Zai Shishai, Madonna, è raga, un gigante cinese. Cioè, solo la sua testa praticamente sarà tipo quanto... metà corpo mio. Era immensamente famoso, Madonna, in tutto il mondo, perché viaggiava e si esibiva molto. Era alto 2,4 metri. Poco, insomma. E forse oggi non sembra così grande, ma per la Cina a metà del secolo scorso era estremamente alto. Sì, certo, perché poi chiaramente con l'evoluzione delle persone ci sono sempre uomini, diciamo, più alti nel mondo, no? Però 2,4 metri comunque non è che sono pochi, Numero 18. Vai. Annie Jones era un altro membro del circo Finas Barnum ed era conosciuta come la donna barbuta.
In che senso, scusami? Cioè, lei è una donna? La gente faceva la fila per vedere questa donna perché per loro era una pazzia totale. Ma sembra palesemente un uomo che scamma le persone, com'è possibile? Tuttavia, Annie non era l'unica donna con la barba. Era veramente una donna con la barba? Secondo il circo stesso, era la più popolare di successo. Ah! Annie è nata con un'estrema crescita dei capelli e sua madre ha detto che il suo mento era persino coperto di peli quando è nata. Ma incredibile! Nata. Allucinante, raga, non pensavo esistessero persone così, wow! Numero 17. Ci sono state molte persone nella storia con caratteristiche fisiche insolite e la maggior parte di loro l'ha usata per diventare famosa. Ovviamente ci sta giusto sfruttare le proprie cose, non giusto così. Non possiamo biasimarli, perché il circo era probabilmente l'unica cosa che li teneva in vita. Esatto. Robert Huddleston è nato all'inizio del XX secolo. Ma? E basta guardarlo una volta per capire perché è stato soprannominato il ragazzo pony. Il ragazzo pony? Ma... cioè, questo camminava a quattro zampe? Aveva le ginocchia piegate all'indietro e quindi doveva camminare proprio come un pony. Oh mio Dio! No, raga, stranissimo, mi ha fatto mega senso, aiuto. Numero 16. Povere ginocchia. Giulia Pastrana era una donna soprannominata la donna... Questa la conosco, questa la conosco, ragazzi, me la ricordo. Una scimmia, per via del suo aspetto. Molte persone la chiamavano... Questo è incredibile, non so come sia possibile. Ma anche un mezzo uomo, mentre altri dicevano che era un animale. Ma chi la conosceva davvero diceva che era molto intelligente e docile. È incredibile, cioè la gente che nasceva prima era veramente strana, raga. Ha viaggiato in tutta Europa e in America e in ogni esibizione ha ottenuto un sold out. Capito, già i sold out li facevano ai tempi... Riuscì persino a innamorarsi e a sposarsi, ma purtroppo la sua vita fu breve e finì... Perché era malata, immagino. Tragicamente. Ah, finì tragicamente, ok, non voglio sapere come perché ho paura, ma andiamo avanti. Numero 15. Isaac Sprague era un uomo che sembrava uno scheletro vivente perché... Oddio, è vero! Aveva una condizione che gli faceva perdere costantemente peso. Ma com'è possibile? Raga, cioè, le braccia praticamente non ha pelle, sono ossa. Il suo peso è letteralmente sceso al livello di uno scheletro ed è stato... Madonna! ...un altro mostro che si è esibito al Barnum Circus. Ma come un altro mostro? Ma gufo saggio, ma un po' di tatto! Ma sei una bestia! Qui... Isaac ha avuto l'opportunità di mostrare agli altri che anche in una condizione del genere non bisogna mai arrendersi. Sempre lui che l'ha chiamato mostro poco fa. Vabbè, comunque è giusto, ovviamente, ragazzi. Da queste persone, come dico sempre quando guardiamo questa tipologia di video, bisogna sempre trarne insegnamento, perché hanno una voglia di vivere incredibile, mentre noi, che al giorno d'oggi ci abbiamo tutto, telefoni di ultima generazione, cibo, soldi, anche solo il poter respirare, abbiamo tutto il nostro corpo perfetto, Non abbiamo manco la voglia di alzarci per andare a bere un po' d'acqua. Ricordatevele queste cose. Io sono il primo che faccio schifo, eh. Però è giusto comunque ricordarlo anche a voi. Numero 14. Vai. Bertolt Corbin è stato uno dei più grandi miracoli viventi perché... Quattro gambe c'ha! Che questa donna aveva quattro gambe. Ma... oltre ad avere quattro gambe, si è sposata e ha dato alla luce ben otto figli. Madonna, come ha fatto? La sua condizione medica è chiamata digipus e all'epoca i medici presumevano che le due gambe in più provenissero dai suoi gemelli. Certo, gliel'hanno sdoppiate così. Myrtle aveva solamente 13 anni quando divenne famosa e anche lei lavorò con il circo Barnum. Ci sta, tutto questo circo Barnum prendeva tutti comunque. Ci avevi qualcosa di strano, dai, vieni a lavorare con noi. Cioè, praticamente negli anni prima era quasi più, cioè, eri fortunato a nascere tipo con un arto in più, perché sicuro ti prendevano là. La vita di Minnie Woolsey non è stata facile, perché ha trascorso gran parte della sua vita in un ospedale psichiatrico. Oddio, è vero, raga, sembra un uccello. Era nata con una condizione molto rara che la faceva sembrare un uccello. È vero, raga, sembra che al posto del naso c'è un becco. Quando il suo periodo in un manicomio finì, la ragazza divenne famosa perché iniziò a esibirsi in abiti fatti di piume. Cioè, ma la gente si divertiva guardando lei che ballava a caso. Gli erano molto bizzarri e parlava in un modo incomprensibile. Boh. Era esattamente quello che piaceva alla gente. Sì, ma è bruttissima questa cosa, ragazzi. Perché significa che la gente rideva prendendola in giro, non perché effettivamente sapesse fare qualcosa. Fan di Cucù, la ragazza uccello. Boh, non lo so, eh. Non mi convince tantissimo questa situazione. Cioè. Numero 12. Cioè, secondo me queste persone venivano messe alla gogna, capito? Boh,
Prince Randian visse nel XIX secolo e nacque da genitori schiavi indiani senza mani e gambe. Soprannominato il torso vivente, si è anche esibito al circo di Barnum. Ecco, lui aveva un talento, per esempio. Nonostante avesse solamente un busto, Prince Randian divenne famoso per le sue esibizioni. Incredibile. E guadagnò fino a 1,1 milioni di dollari. Ci sta! All'epoca erano una coneo. E guadagnò fino a 1,1 milioni di dollari, che all'epoca erano una enorme quantità di denaro. Vabbè, anche ora, cioè non è che sono pochi 1,5 milioni di dollari, cioè, nel senso, dammeli a me se non li vuoi. Lo è ancora. Appunto. Numero 11. Vai, il mio numero. Fedor, vai, vediamo. Fedor Tichub, meglio conosciuto come il ragazzo con la faccia da cane. Non ci credo che esista una persona del genere. Era un ragazzo nato con peli su tutto il corpo. Ma? Tuttavia non era l'unico della sua famiglia ad avere questo. Ah, pure? Suo padre ebbe lo stesso problema. C'era una famiglia di cani. Divenne famoso in tutta Europa con il soprannome di l'uomo lupo. Ma perché queste persone non nascono più secondo voi, ragazzi? Scrivetemelo nei commenti, cioè. Fedor è nato in Russia. Cioè, perché nascevano prima e ora non più? Ed è stato notato da qualcuno che lavorava per il circo di Barnum e gli ha offerto un contratto. Cioè, incredibile, praticamente la gente andava al circo tipo: papà, ci andiamo al circo a vedere l'uomo con la faccia da cane? Cioè, che caspita, com'è possibile una roba del genere? Boh. Se pensi che il tuo numero di scarpe sia enorme, allora non hai visto quello di Fanny Mills. Grazie Gufo Saggio per farmi riempire questo video di commenti. Ragazzi, voglio tantissimi commenti, almeno 500, con il vostro numero di scarpe. Il mio è 43-44 massimo. Però voglio sapere il vostro, sono veramente curioso, me lo dovete scrivere. E non mentite, se avete 48 voglio saperlo. Fanny era conosciuto numero di scarpe sia enorme, allora non è... Comunque, come sempre, ragazzi, la ragazza con il piede più grande di dell'Ohio. Cioè, anche prima, ragazzi, l'Ohio sempre. In quel... Cioè, ci nascono le persone più strane lì, visto quello di incredibile. Fanny era conosciuta come la ragazza col piede gigante dell'Ohio e aveva gambe e piedi enormi. Sì, si vede! Era estremamente famosa nel XIX secolo. Madonna! Si esibiva nei musei da 10 centesimi. I musei... Come nei musei da 10 centesimi? E da 10 centesimi erano il posto dove trovare tanti tipi di persone bizzarre. Ah, ok. Anche se la vita in queste circostanze deve essere dura, Fanny guadagnava fino a 4.000 dollari a settimana. Porca miseria! Porca miseria! Numero 9. Questo è Frank Lentini, un uomo che è nato con due gemelli parassiti, lasciando tre gambe con una terza gamba. Madonna. Nonostante questo, Frank ha imparato a superare gli ostacoli. Ma dov'è? Ah, eccolo, ok. Ha trovato il modo di intrattenere gli altri e anche di fare soldi. Frank era molto giovane quando divenne una star nel circo Ringling Brothers, dove divenne famoso. Cioè, capito, le persone pagavano per vedere un bambino con tre gambe. Numero 8. Boh, non lo so, ragazzi, erano veramente strani i tempi di prima, cioè. Lucia Zarate era la donna più piccola del mondo, alta solamente 50 centimetri. Non è vero. Fu notata da molte persone quando apparve alla Philadelphia Centennial. Ma ragazzi, 50 centimetri sono letteralmente l'altezza di un peluche. Exhibition nel 1876. Da allora iniziò a esibirsi e mostrò le sue incredibili capacità di ballo e canto. Incredibile. Poco dopo era conosciuta in tutta l'America e in Inghilterra. Cioè, secondo me, tipo, le persone che andavano lì, tipo, a vederli, no? Secondo me pensavano che, tipo, fossero degli alieni o robe del genere, raga. Perché per la mentalità che ci avevano prima, cioè, sicuramente pensavano cose stranissime. Numero 7. Vai. Ruth Berry, meglio conosciuta come Mignon, aveva una rara condizione chiamata focomelia, che rendeva il suo corpo simile a quello di un pinguino. Incredibile. Il suo nome d'arte Mignon significa carina in francese e si è esibita con uno strumento africano che assomigliava a un po' a uno xilofono. Ah. La donna è diventata rapidamente famosa ed è apparsa in molti spettacoli e mostre in tutto il mondo. Cioè, la donna pinguino? Numero 6. Ma raga, allucinanti, non... Cioè... Quando è nato Bill Dirks, i suoi genitori si sono subito resi conto che qualcosa non andava. Cioè? Il ragazzo aveva una rara condizione, chiamata displassia frontonasale, che... Cioè, gli sdoppiava la faccia? Colpisce l'intero viso. Oggi, i bambini nati con questo possono... Fannone un'operazione... ...condurre una vita normale dopo diversi interventi chirurgici. Ma nel 1913... Ovviamente era impossibile. Impossibile rimediare. Quindi Bill ha dovuto conviverci e ha deciso di esibirsi nel circo perché era l'unico posto in cui si sentiva normale.
Wow. Incredibile. Numero 5. Stefan Bibrowski era un uomo il cui viso era coperto di folti capelli, motivo per cui veniva chiamato l'uomo dalla faccia di leone. Ma com'è possibile? Anche Stefan era diventato una grande star grazie alla sua caratteristica unica. Raga, io giuro che non... Cioè, gli crescevano i capelli in faccia? Sebbene la maggior parte dei mostri abbia fatto carriera con il circo di Barnum, Stefan è diventato ancora più popolare quando si è unito al Ringling Brothers Circus. Allucina... C'erano due praticamente i circhi, diciamo, famosi. Ok. Numero 4. Se hai visto American Horror Story, potresti ricordare l'uomo aragosta. Questo certo. Personaggio è stato ispirato da una persona di nome Grady Stiles. Cioè, al posto delle mani c'aveva le chele? Quest'uomo è passato da stella del circo a assassino e ha... Ma come? Ha usato le sue mani insolite per commettere i suoi crimini. Sul serio? Quando è nato Grady, i suoi genitori hanno visto le sue mani e hanno deciso di usarlo come un'opportunità per fare i soldi. Hanno deciso quindi di produrre più bambini con le mani di Aragosta. Come produrre più bambini? Cosa sono, delle Fiat? Cosa li fanno in fabbrica? E alla fine hanno lanciato il loro circo, chiamato The Lobster Family. Cioè, non ci credo. La famiglia Aragosta. Numero 3. Cioè, non ho parole, raga. Giuro che sono completamente scioccato oggi io. Cioè, questo è il video più assurdo del mondo. Bella conosciuta come la ragazza cammello, è nata con una condizione che le faceva piegare le ginocchia all'indietro. Madonna, raga, giuro che mi fa mega senso sta roba. Il modo in cui muoveva le gambe e le mani ricordava quello di un cavallo o di un cammello. All'età di 12 anni ha iniziato a esibirsi in America. Tanta roba. Numero 2. Quando Hiram e Barney sono nati, sembravano dei bambini normali. Ok. Ma col passare del tempo, sono molto strani. I loro genitori si sono resi conto che non stavano crescendo ulteriormente. È vero. Alla fine, hanno smesso di crescere quando erano entrambi alti solamente un metro. Ah, preciso un metro! Cominciarono a esibirsi e nel XIX secolo erano molto popolari. Wow. Cioè, quindi praticamente questi qua erano gli influencer di una volta? Cominciarono a esibirsi e nel XIX secolo erano molto popolari. Incredibile, ragazzi. Vediamo chi c'è al primo posto. Simon Metz, meglio conosciuto come Schlitzy, era un'altra persona che ha ispirato il programma televisivo American Horror Story. Ok. L'aspetto insolito dell'uomo l'ha reso famoso nel circo Barnum. Mi pare che io l'ho già visto sto tizio, certo, da qualche parte. Non posso immaginare come sia stato per Schlitzy vivere in questo mondo. Madonna. Ma si spera che lo abbia reso felice di fare soldi negli spettacoli. Spero di sì. Conosci qualcuno con caratteristiche particolari? Sinceramente, così, così particolari, no, mai. E sarebbe bello conoscere una persona così, sinceramente, anche per capire davvero cosa si prova a vivere con un'unicità del genere. Ragazzi, a proposito di persone strane, di cose strane, allora, in realtà, ragazzi, non è un video, ma è un'immagine che vi pone praticamente un quesito. Cioè, l'ho trovata e ho voluto farci sia un titolo che la copertina. Praticamente, un ragazzo, una mattina, è uscita una notizia praticamente su un giornale che parla tipo di farmacia, queste cose qua. Si è svegliato con una verruca permanente sul suo labbro. Lo so che vi ho sbloccato una nuova fobia, perché tecnicamente, a quanto ho letto dall'articolo, potrebbe succedere praticamente a tutti noi. Cioè, questo era tranquillo e si è svegliato con questa cosa che gli rimarrà per sempre nella bocca, a meno che penso che non faccia, non lo so, un'operazione, una roba del genere. Voi cosa ne pensate? Cosa fareste? Ve la tocchereste lì ogni giorno? Stareste lì ogni giorno a usarla tipo antistress? Oppure fareste un intervento per toglierla? Fatemelo sapere nei commenti. Io nel dubbio vi saluto, vi mando un bacio, un cuoricino. E ci vediamo alla prossima. Ciao!